Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo vlog. Allora, vi dico subito che questo video manco volevo fare, veramente, perché stavo registrando qualcos'altro, poi non mi piaceva come stava venendo e ho detto basta, faccio un vlog e gli dico quello che secondo me adesso sta accadendo su YouTube, ma comunque sta accadendo già da un pezzo. Vi voglio dire due cose ragazzi, una inerente a YouTube e una inerente al lavoro, che poi si collegano, ma attenzione, non sto dicendo che YouTube è un lavoro, attenzione, ci arriviamo piano piano. La prima cosa ragazzi che vi voglio dire è che ho visto un video di uno youtuber che ha deciso di smettere di fare video su YouTube, almeno io l'ho visto stamattina, per voi è una settimana fa, sì. Ho visto una settimana fa un video di uno youtuber che ha deciso di smettere di fare video su YouTube e chiaramente, no, lo sappiamo tutti, se uno youtuber smette di fare video su YouTube cosa deve fare? Una settimana dopo devi dire no, era tutto un prank, era tutto uno scherzo, sono tornato, non abbandonerò mai YouTube. E soprattutto dirà non vi abbandonerò mai, perché a loro sì che interessa quello che pensano gli iscritti, si vede lontano un miglio, soprattutto se quel tuo ultimo video lo fai durare 14 minuti dove bastava un minuto per dire quello che dovevi dire, ovvero lascio YouTube perché non mi paga, lo fai durare 14 minuti e lo monetizzi. Questa è un'intelligenza, questa è proprio l'intelligenza dello youtuber medio. Comunque ragazzi, io ve l'ho detto, non sono qui per insultare nessuno, sono semplicemente a me quella persona come youtuber non piace, come tantissimi altri, ci mancherebbe. Però io non posso giudicare una persona per YouTube. Posso giudicare lo youtuber, sì, ma non posso giudicare la persona in sé. Quindi la persona dietro la videocamera io non la posso giudicare, perché non la conosco. E secondo me questo youtuber si rendeva anche lontano un miglio che quello che stava dicendo era tutto fake, cioè era tutto finto, ragazzi, si vedeva, era tipo, cioè leggeva tipo un copione, si vedeva lontano un miglio che era una finzione. Poi ragazzi, la cosa più bella di quel video, la cosa veramente più bella di quel video è, anzi sono i commenti. Io sono morto, io quel video ho visto 3 minuti di video, ho visto i primi 3 minuti e poi la parte finale, perché di guardarmi 14 minuti non avevo voglia. Mi sono visto i commenti, sono stato mezz'ora a leggermi i commenti, è stato bellissimo, non ho mai riso così tanto, c'erano dei commenti fantastici, veramente, chiaramente negativi, però erano bellissimi. Erano veramente belli, perché erano negativi ma facevano ridere. Poi c'erano altri commenti che era meglio non fare, ovvero cancro, tumore, devi morire, no. Quei commenti ragazzi no, assolutamente, non si devono fare. Però gli altri, quelli anche se negativi ma che fanno ridere, sono veramente bellissimi. Cioè piacerebbe anche a me leggerli, perché mi farebbe ridere anche a me. Anche se fossero su di me, farebbero comunque ridere, se io morirei. Poi c'erano anche i commenti positivi, chiaramente, c'erano tanti commenti positivi. E sono sincero che quelli positivi sono quelli che ho letto di meno. Perché alla fine è sempre uguale, dai non ci lasciare, mi sono messo a piangere, ho pianto per tutto il video. Ma vai a cagare, va, non è che hai visto un film, hai visto uno youtuber che già ha delle stronze. Cioè, il fatto è sempre quello ragazzi, uno youtuber che sa che il suo pubblico magari è piccolo, è minorenne o comunque molto ancora più piccolo, magari c'è anche meno di 16 anni, sa come trattarli e sa quello che deve dire. Io ragazzi credo che il mio pubblico sia più grande della media di questi gameplayer o di quelli che passano col motorino per la strada. Perché, insomma, chiaramente io faccio video e ci deve sempre passare il motorino o il treno, se no che mio video è? Torniamo comunque seri ragazzi, c'è stata una cosa che non mi è andata giù. Praticamente YouTube per lui, o comunque per parecchi di loro, è un lavoro. Io non posso dire che YouTube non è un lavoro e non posso neanche dire che YouTube è un lavoro. Perché? Perché intanto non ci sono dentro e non posso dirlo. Io faccio tutt'altro, YouTube è un passatempo, io mi diverto con YouTube, punto. Cioè a me YouTube inizia la mattina quando carica i video e finisce la sera. Non è che io poi, adesso vi faccio un esempio, se io un giorno non voglio fare un video perché magari sono scazzato, non ne ho voglia, non lo faccio, non sono obbligato. Per loro invece è un obbligo, perché? Perché ci guadagnano i soldi. Fidatevi ragazzi, anche se YouTube paga meno, molto meno, ne guadagnano comunque tanti, e veramente tanti. Parlando di lavoro ragazzi, siamo arrivati alla seconda cosa. Allora, io sono sincero, nella mia vita ho cambiato molti lavori, ho fatto veramente di tutto, ho lavorato alla Conad, ho lavorato nelle aziende per costruire cose per le orecchie, ho lavorato nelle aziende agricole, ho lavorato in metalmeccanico, ho fatto metalmeccanico anche perché ho studiato per quello, quindi ho fatto quello, cioè ho fatto veramente tanti. Devo dire che io, adesso questo voi non lo sapete, ma io soffro, io ho un problema alla schiena, quindi non posso stare troppo tempo in piedi, tipo sembra che mi si spezzi la schiena, perché veramente ho un problema, e quindi non posso stare sempre in piedi. In dei lavori ci devo stare,
e quindi dovevo sopportare. Non potete capire io che male avessi a stare sempre in piedi e veramente sentirmi tipo la schiena spezzata. Facevo fatica anche dopo magari a sedermi, se dovevo riposarmi un minuto anche troppo, anche 20 secondi, se io mi dovevo sedere facevo anche fatica perché la schiena era proprio distrutta e dovevo starci perché il lavoro e stavo zitto. Chiaramente poi mi lamentavo dentro internamente, però lì al lavoro non potevo parlare perché ero l'ultimo arrivato, chiaramente non potevo dire quello che effettivamente era, cioè, anche se loro sapevano che a me faceva male la schiena, che cazzo gliene fregava. Queste persone dicono lavoro, si riempiono la bocca con la parola lavoro. La parola lavoro, ragazzi, è molto importante, soprattutto in Italia in questi ultimi anni che ce n'è sempre meno. Loro non possono dire lavoro finché non hanno provato altre cose, perché il lavoro è quello, tornare a casa stanchi, buttarsi sul letto, non riuscire a fare niente, non riuscire a mangiare perché non ci ce la fa con la stanchezza che uno ha. Vabbè, tanto sono sincero che a parlare di queste cose su YouTube è difficile perché non vengo creduto, avete capito? Perché dice, ah, se adesso c'è lavori perché fai video su YouTube? Regà, ve l'ho detto, per passatempo, per divertimento, per staccare un po'. Ecco perché faccio video su YouTube. Non faccio video su YouTube perché voglio diventare il nuovo Favijay, per farvi un esempio. Poverino, cioè, ogni tanto prendo di mira lui, ma non c'ho niente contro di lui, ci mancherebbe. Lui sa che il suo pubblico, cioè lui conosce il suo pubblico e lo tratta come deve trattarlo. E fa bene. Comunque, io credo che una persona per parlare di lavoro deve conoscerlo. Loro pensano che YouTube sia un lavoro semplicemente perché gli danno i soldi. Ma non è così, non è così. Anche su YouTube, ragazzi, ci sono tantissime cose a cui uno deve pensare. Non è come lavorare in fabbrica, chiaramente, però non riesco a capirle queste persone, perché dicono un mare di cazzate, veramente un mare. Tutti i video che vedo magari in una giornata, tutti no, però il 99% di video che vedo in una giornata sono tutte cazzate. Vi do un consiglio: se voi volete fargli YouTuber, volete fare tante views, volete fare molti iscritti, è molto semplice. Uno dice, no, è difficile salire. No, è semplicissimo. Fai prank inutili, prank fake, oppure cosa vuoi fare? Vai in giro per strada, vedi una persona, da lontano ti fai registrare magari con un tuo amico, gli dai un calcio nel culo e scappi. Adesso vi faccio un altro esempio. Io sono qui in casa, vado là da mia nonna, gli do un calcio nel culo, registro tutto, faccio 2 milioni di views in niente. Come i, diciamo, le star del trash, le star del trash, comunque, se proprio dobbiamo chiarire anche questa faccenda, iniziano e poi finiscono. Invece no, adesso le star del trash iniziano e non finiscono. Ragazzi, io mi sono stufato di questo trash, mi sono veramente stufato. Sempre le solite cose, sempre le solite solfe, addirittura gente che è diventata famosa con questo trash, che fa tour, diventa protagonista in dei videoclip, fa canzoni queste persone. Ragazzi, dai, vi prego, ma dove siamo finiti? Veramente. Poi, vabbè, tralasciando le canzoni degli YouTuber, mamma mia, dei diti nel culo che non potete capire, schifose, canzoni degli YouTuber, libri degli YouTuber, tutte robe che fanno schifo. Tu sei uno YouTuber, non sai far neanche a scrivere, ti metti a fare un libro, tanto lo sanno tutti che è un altro che scrive, e poi dici di essere stato tu. Comunque, ragazzi, io concludo quel video, io spero vi sia piaciuto, lo sapete, se vi è piaciuto un bel pollicione in su, se non vi è piaciuto pollicione in giù, bella. Ditemi la vostra idea su YouTube, su tutto, ditemi voi, anche se c'è solo una parola bisogna dire.